Bene ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono abbastanza esaltato, la giornata è bella, c'è il sole, c'è tra i 28 e i 30 gradi, direi che si sta davvero davvero benissimo e io che faccio? Io esco. Sì, infatti devo uscire con il mio monopattino, per chi non ha visto la recensione la lascio qui sopra nelle schede, potete recuperarla e andarla a vedere, perché voglio vedere se effettivamente questo Rode Wireless Go ha un problema. Allora, vi dico che al momento sto usando il Wireless Go collegato al videomicro e il risultato mi piace davvero tantissimo. Lo posso spostare dove voglio, lo posso mettere... Forse ho trovato una accoppiata che mi piace davvero davvero tanto. Ma torniamo noi, quindi usciamo e andiamo in postazione, quindi cerchiamo un luogo dove poter fare questo test, perché Rode dichiara 70 metri di distanza per questo microfono. Ma la maggior parte degli youtuber, praticamente quasi tutti... una buona parte, dicono che questo microfono ha problemi e perde facilmente il segnale. Sarà vero che un microfono della Rode perde facilmente il segnale? Non lo so, quindi sono curioso. Prendo il mio monopattino e, anzi, prima prendo una macchina per arrivare alla location, che altrimenti col monopattino arrivo in 2 giorni e niente che dire, ci vediamo lì. Bene ragazzi, eccoci qui giunti in questa zona dell'Adda. Sì, posto davvero molto molto bello. Poi infine vi lascio qualche video, qualche immagine di questi posti che sono davvero molto molto belli. Sono esattamente a Trezzo sull'Adda, così sapete esattamente qual è la location. E siamo qui per fare questo test con il microfono. Allora, il microfono è montato proprio qui, sulla mia maglietta. Anzi, scusate, lo giro un attimo, così lo sistemo un momento per capire meglio appunto... Sì, si sente anche bene, oltretutto. Va bene, allora partiamo per questi 70 metri di distanza che Rode dichiara e lo facciamo perché è vero o non è vero che dopo un po' perde segnale? Perché tanti su YouTube lo dicono, ma sarà verità? Sarà una bugia? Noi lo testiamo perché siamo cocciuti e siamo testardi e vogliamo sapere effettivamente se è così. Quindi io parto per i 70 metri, più o meno ho già guardato dove sono i 70 metri, e che dire, intanto parlo così vedete se effettivamente si sente o non si sente. Tenete conto che andando in là io sarò di schiena e lì hanno dichiarato che c'è un grosso problema, e tornando invece sarò di fronte. Si parte. Ecco qui che siamo a una decina di metri di distanza. A questo punto non dovremmo avere alcun tipo di problema. Metri di distanza e credo. Siamo a 30 metri di distanza, mi giro, vi guardo, ok. Siamo a 40 metri di distanza, girato. Distanza dalla telecamera e sono girato di fronte. Oh. 60 metri di distanza. Siamo a 70 metri, ora sono rivolto verso la telecamera, quindi a 70 metri di distanza rivolto verso la telecamera. Ora mi giro, vediamo se girandomi si sente oppure no. Altri 10 metri, siamo a 80 metri, io ho esagerato ovviamente perché voglio capire se effettivamente magari addirittura va oltre, ma da quello che dicono sembra di no. Torno indietro perché non so se mi state sentendo, quindi torno, test piuttosto ambiguo perché anche io non posso sapere se effettivamente mi state sentendo o no, e quindi è tutto un po' interno all'otto. Sono circa una 50ina di metri di distanza ancora, continuiamo ad andare avanti, ormai mi sto... praticamente avvicinando perché sono circa intorno ai 40 metri.
Eccoci qua, che sono più o meno a metà strada dei 70 metri, quindi sarà intorno ai 30 o 20 metri all'incirca. Adesso tornando non ho segnato i posti, quindi non so esattamente, ma ecco qui che mi avvicino, sto arrivando proprio lì alla telecamera. Vediamo un attimo se effettivamente, ecco qua, sono arrivato, ce l'ho fatta con la mia forma smagliante, come vedete, per fare 70 metri quasi quasi ho il fiatone. E ho fatto questo test. Vediamo un attimino, perché io sono davvero curioso. Andiamo in ufficio, quindi in studio, e cerchiamo di capire se effettivamente funziona oppure no questo microfono fino a 70 metri di distanza. Andiamo. Non ci siamo assolutamente. Avete visto il test? Già a 15-20 metri girato di schiena, questo wireless Go della Rode perde il segnale. Scherziamo? 15 metri di distanza, pochissimo. Mentre se andiamo a 80 metri, ma girato in fronte alla telecamera, ancora si sente, come avete visto appunto dal video che ho appena registrato e vi ho fatto vedere. Ma è impressionante, non va assolutamente bene. Quindi, conclusioni, ragazzi. Questo microfono ha questo grossissimo, enorme difetto. Se lo prendete per registrare all'esterno, mi raccomando, optate per qualcos'altro. Vi consiglio, ad esempio, il Sony. Fantastico microfono, Sony, che ha appena comprato il mio carissimo amico e collega youtuber Megaticker. Se non l'avete visto sul canale, andate a vederlo nella descrizione come canale amico, perché è veramente un bel canale, andate a vederlo, perché quel microfono effettivamente prende una distanza pazzesca. E prendere una distanza pazzesca vuole anche dire che anche da vicino il segnale è davvero davvero ottimo. Quindi Rode Wireless Go all'esterno bocciato. Devo dire però, devo ammettere che questo microfono si sente davvero bene. Io, cioè, come lavalier interno lo consiglio, quindi se lo usate in studio compratelo, perché funziona davvero 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 bene. Quindi, che dire, niente, queste erano le mie conclusioni. Il video finisce qui, io vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi se non ancora non lo siete, e vabbè, lasciate un like e ovviamente accendete la campanella, così verrete avvisati ogni volta che pubblicherò qualche video. Se vi fa piacere, rimanete qualche istante, perché vi lascio qualche immagine che ho girato la location appunto a Trezzo sull'Adda, sulla riva appunto dell'Adda. Ciao!